Scontri Stellari fino al 79, l'anno in cui è uscito dal distributore Roger Corman, era il film di Corman che aveva incassato di più in America. E Ercole ha fatto quasi 40 milioni di dollari per la Cannon, è stato un successo strepitoso. Infatti sono, a livello di specialisti, sono piuttosto conosciuto ancora in America per questi film. In Italia il mio genere di film, il mio campione di incasso in Italia è dedicato alla Stella, che è un film sentimentale, un film romantico, perché in Italia nemmeno E.T. è diventato il numero uno degli incassi qui da noi.